Ciao a tutti, sono Aldo Comi di Soccerment, qui con me c'è il nostro research analyst Niccolò Golinelli. Ciao, ciao a tutti. È per noi un piacere, oltre che un vero onore, avere in collegamento Antonio Gagliardi, Head of Match Analysis presso la PGC e quindi presso la Nazionale Italiana di Calcio. Ciao Antonio. Ciao Aldo e ciao a tutti, è un piacere mio stare con voi e con i vostri spettatori. Grazie, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Volevo magari iniziare chiedendoti come sei diventato Head of Match Analysis della Nazionale. È stato un percorso abbastanza lungo, molto fortunato e che ha avuto la necessità di un impegno costante e di tanta passione. Nasco come calciatore, dilettante. Quando ho capito che non sarei potuto arrivare in alto come calciatore, ho iniziato fin da giovane ad allenare squadre giovanili e dilettantistiche. E lì ho avuto la fortuna di incrociare un'azienda che si chiama SIX, che è era una delle prime aziende in Italia che si occupava di software e servizi per lo sport, e ho iniziato a collaborare con loro facendo analisi e iniziando a entrare un po' nel mondo dei dati calcistici. Parliamo dei primi anni 2000, io ero un ragazzo che faceva l'università, che intanto allenava, ed eravamo agli inizi, soprattutto in Italia, dell'analisi statistica, ma anche dell'analisi dei video. Non erano passati poi così tanti anni dall'esplosione delle TV a pagamento che permettevano la visione di tutte le partite, erano i primi anni. E dunque in questa azienda ho iniziato a collaborare con diversi staff tecnici che chiedevano a questa azienda l'utilizzo e rielaborazione di dati, ma anche la fornitura di video tattici, perché non esisteva ancora negli staff una figura dedicata alla videoanalisi e in generale alla match analysis. Da SIX sono poi passato a un'azienda più grande, che è Opta. Io sono passato nella sezione italiana di Opta. Lì ho avuto, credo, un salto di qualità nell'utilizzo dei dati, perché loro erano già avanti, avevano già un'esperienza decennale e poi con la cultura anglosassone dell'utilizzo dei dati è stato un bel incontro per me. Ho avuto la prima esperienza in nazionale nel 2008 con Donadoni, che mi conosceva per le mie esperienze in queste aziende e voleva una figura dedicata per l'Europeo 2008. E dopo l'esperienza del 2008 continuo la mia collaborazione in Opta, che si interrompe nel 2010 perché nel 2010 viene nominato commissario tecnico della nazionale Cesare Prandelli. Cesare Prandelli era forse l'allenatore con cui più avevo stretto i rapporti durante i miei anni di collaborazioni in SIX e in Opta, per il largo utilizzo che faceva di video e dati. Col suo arrivo in nazionale mi chiedono di entrare a far parte a tutti gli effetti del loro staff, e dunque in pianta stabile come match analyst, in questo caso della nazionale italiana. Dunque da lì poi è partito il mio percorso in nazionale. Questo è un riassunto un po' del percorso che mi ha portato a ricoprire questo ruolo che ogni giorno mi lascia grande senso di responsabilità. È un grande onore poter vestire questi colori e cercare in qualche modo di aiutare questa materia e il riconoscimento della figura a progredire. A proposito di questo, qual è la tua definizione personale di match analyst? Innanzitutto io credo che la match analysis sia sostanzialmente un approccio, cioè sia cercare di voler analizzare nella maniera più oggettiva possibile, per quanto sappiamo che non può esistere l'oggettività al 100% in uno sport situazionale come il calcio, le prestazioni in campo, che siano poi individuali o collettive. Questa analisi, il più possibile oggettiva, è aiutata da i moderni strumenti tecnologici, dunque da sistemi di video editing e da la raccolta e la rielaborazione dei dati.
Io credo che in Italia la figura del match analyst sia sostanzialmente un tattico che si occupa di preparare i video appunto tattici da far vedere allo staff e alla squadra della propria partita e degli avversari di turno, e si occupa allo stesso tempo anche di cercare di capirne un po' di più di tutti i numeri che ci arrivano e di rielaborarli. È chiaro che questo compito non lo fa da solo il match analyst, ma lo fa in collaborazione con il vice allenatore e gli altri collaboratori tecnici. E questa è una situazione simile che si ripete in tutto il sud Europa, diciamo nei paesi latini, anche in Spagna e in Portogallo la situazione è abbastanza simile a quella italiana, dunque con una figura direi trasversale. All'estero, inteso come Nord Europa, dunque paesi anglosassoni, scandinavi e anche la Germania, la situazione è un po' diversa. Perché? Perché la videoanalisi dal punto di vista tattica è quasi sempre svolta da vice allenatori, da collaboratori tecnici e dunque più da propriamente da allenatori anche di campo. Anche in Italia i match analyst sono quasi tutti allenatori, però all'estero chi si occupa di videoanalisi è a tutti gli effetti allenatore, nel senso che poi ha anche funzioni di campo. E la rielaborazione dei dati e la stesura di report statistici è totalmente affidata a dei cosiddetti data analyst, perché spesso anche il loro percorso accademico è più orientato verso la specializzazione anche matematica e statistica appunto, ma probabilmente un po' meno conoscenze tecnico-tattiche. Qual è la via migliore? È difficile dirlo. Io credo che per lo stato dell'arte attuale italiano la situazione sia corretta, cioè che l'analista sia un allenatore, non lo deve essere per forza per regolamento, però poi sostanzialmente quasi tutti gli analisti ad altissimo livello lo sono, sia un allenatore che si occupa della videoanalisi tattica e aiuti il mister e lo staff a leggere anche i dati. In paesi dove l'analisi del dato è più avanzata, è chiaro che quel passaggio di dettaglio successivo che ti permette un data analyst è sicuramente positivo, perché la ricerca del dettaglio, degli algoritmi giusti o anche solo la rappresentazione del dato è a un livello più alto. Però perché c'è una cultura maggiore del dato, cosa che in Italia ancora non c'è a tutti i livelli. Quando, e secondo me piano piano ci stiamo arrivando, anche in Italia la cultura del dato diventerà via via più intensa e più utilizzata dalle società, dagli allenatori, è chiaro che c'è bisogno di una maggior specializzazione e dunque con l'utilizzo di veri e propri data analyst, che in Italia in questo momento ce ne sono pochi, ce ne sono solo qualcuno per la parte fisico-atletica, però pochi per la parte tecnico-tattica. Credo che però, per la mia visione dell'area di match analysis, che comunque il data analyst possa essere una persona che poi fa parte dello staff per presentare i dati al mister, c'è bisogno comunque di una sorta di filtro, di qualcuno che parli un po' il linguaggio tecnico-tattico degli allenatori. E dunque è per quello che anche noi nel corso di match analysis abbiamo una materia importante, una delle tre materie principali, che è quella dei big data. È chiaro che più si andrà avanti e nell'area di match analysis c'è spazio per un data analyst, ci sarà spazio per qualcuno magari con una formazione più matematica, meno calcistica e dunque più bravo a sviscerare tutto quello che ci possono raccontare i dati. Per quanto riguarda l'analisi dei dati, quali sono i club in Europa che secondo te possono essere considerati come best practices sull'analisi dei dati, e quando più che altro credi che le squadre italiane quanto ci metteranno a raggiungere quegli stessi livelli? In generale i club inglesi sono i primi in Europa e sono dunque i primi al mondo. Vuoi per cultura, vuoi anche, non nascondiamolo, per disponibilità economica, perché in questo momento sicuramente i club inglesi sono i più ricchi
al mondo e dunque possono permettersi di investire maggiormente in tutti i reparti. Fra questi citerei il Liverpool, sta facendo un utilizzo importante dei dati sia dal punto di vista dello scouting e sia dal punto di vista anche tecnico-tattico. Klopp aveva già una formazione importante perché anche in Germania sono avanti sull'utilizzo dei dati, ma da come si legge, da come si percepisce, a Liverpool ha fatto un ulteriore passo in avanti nell'utilizzo dei dati tecnico-tattici sia nella preparazione degli avversari sia anche per affinare le proprie tattiche. Citerei poi il Manchester City, che ha una struttura imponente dal punto di vista dell'analisi dei dati, e un'altra squadra che mi sento di citare è l'Arsenal, che addirittura negli anni scorsi, con un allenatore come Arsène Wenger, che è stato un pioniere dell'utilizzo dei dati, addirittura negli anni scorsi ha acquisito una società, ha acquisito un'azienda, credo si chiamasse Stat DNA, che un'azienda stile Opta, un'azienda che raccoglie dati, ha voluto direttamente comprarla perché voleva i dati in esclusiva da questa azienda, e Stat DNA praticamente è andata a lavorare solo per l'Arsenal, all'interno dell'Arsenal. Questo ti fa capire la grandezza anche dell'investimento, no? Che c'è nei club inglesi. Secondo me la cosa interessante dei club inglesi è che anche i piccoli e medio piccoli stanno investendo tantissimo nell'utilizzo dei dati, perché poi sostanzialmente sono tre le grandi aree in cui i dati possono essere utili. La prima, secondo me, è l'area della prima squadra dal punto di vista tecnico-tattico, dunque per capirne un po' di più degli avversari e per capirne un po' di più delle mie partite, dei miei giocatori, delle mie prestazioni. La seconda grandissima area come importanza è quella dello scouting. Kanté è stato uno degli acquisti più illuminanti degli ultimi 10 anni come qualità-prezzo. Il Leicester è andato a scovarlo in Francia, è stato acquistato, non vorrei dire quasi esclusivamente con l'utilizzo dei dati, ma la prima segnalazione è partita dal reparto dei match analyst dei dati per lo scouting, dei data analyst dello scouting. E dunque l'area dello scouting secondo me ha dei benefici enormi, perché ormai nel mercato globalizzato e grazie al fatto che abbiamo aziende che raccolgono dati anche dei più campionati, anche dei più piccoli, e non solo come una volta dove i dati erano solo dei 5 top campionati europei, abbiamo la possibilità veramente di scovare piccole perle, gemme a poco prezzo. L'altro grande area, dunque abbiamo detto l'area della prima squadra dal punto di vista tecnico-tattico, l'area dello scouting, è tutto il mondo del settore giovanile, che voi fra l'altro avete ben riportato con il servizio che avete fatto su la Z Alkmaar. Quali sono secondo te i club che più stanno prendendo spunto da questo approccio, diciamo, inglese? Cioè stanno cominciando ad integrare figure come il data analyst, il data scientist all'interno dello staff effettivamente dell'allenatore? Tendi in Italia, immagino. Sì, in Italia, in Italia. Sicuramente, senza far torto a nessuno, i top club italiani, per lo stesso motivo di quelli inglesi, essendo anche le squadre con più risorse, hanno sicuramente aree di match analysis molto importanti. Mi viene da citare la Juventus, l'Inter soprattutto. Il Milan, credo anche che con l'avvento della proprietà inglese e l'arrivo, la proprietà americana mi sembra, però l'arrivo di dirigenti inglesi, fra l'altro alcuni proprio dall'Arsenal, abbia intenzione e stia iniziando a sviluppare un progetto simile anche appunto in Italia. E poi ci sono state e ci sono società che hanno iniziato a utilizzare i dati anche dal punto di vista dello scouting, anche la Roma di proprietà americana negli anni ha fatto un ampio utilizzo dei dati nel settore scouting. Credo che anche la Fiorentina stia facendo un lavoro di questo genere, e via via
anche le medio-piccole piano piano stanno iniziando a rendersi conto che investire 10 nel settore dei dati, per esempio nello scouting, ti può permettere poi di risparmiarne 100 dal punto di vista delle proporzioni. Se poi invece parliamo di match analysis più dal punto di vista della video analisi tattica, ci sono ormai quasi tutte le squadre che hanno aree dedicate importanti, e dunque anche tutte le altre, gli altri top team italiani, dal Napoli alla Lazio, ma anche squadre più piccole come la SPAL, il Verona, l'Udinese e quant'altro. Ormai dal punto di vista della video analisi tutte si sono strutturate in una maniera importante. Sui dati diciamo che si sta iniziando. Abbiamo parlato di diverse aree della match analysis. Quando ci riferiamo all'analisi di una partita, quali sono le metriche statistiche principali a cui tendi a far riferimento? Mi piacerebbe anche soffermarmi sugli expected goals, se li utilizzi. Partiamo dalla premessa. Finita una nostra partita che io ho visto con altri collaboratori del mister, chiaramente in diretta, ci confrontiamo con il mister, la rivediamo al video, e dunque è chiaro che l'aspetto tattico rivisto al video e visto al campo ha un aspetto prioritario. Però finita una partita io aspetto impaziente l'arrivo dei numeri, perché credo tantissimo, soprattutto sulla nostra partita, nel capirne un po' di più attraverso i numeri, perché credo che nel 2020 dire oggi il pressing non ha funzionato sia un po' banale. Sicuramente allenatori di ad altissimo livello e con grande esperienza e con grande occhio hanno subito la percezione che il pressing non abbia funzionato, però credo che faccia parte della nostra figura, oltre che della nostra generazione, dire sì mister, è vero, il pressing non ha funzionato, oggi abbiamo recuperato 12 palloni nella metà campo offensiva, mediamente ne recuperiamo 19, questo ci dà una certezza. E a volte invece ci serve per sfatare qualche luogo comune, perché a volte ci sono delle percezioni che sono legate poi magari alla singola pericolosità di un'azione, cioè magari un pressing offensivo non è riuscito bene e magari hai subito un'occasione da gol con quel pressing, e dunque sicuramente va fatta un'analisi sul perché quell'azione di pressing non è riuscita bene, però poi i dati ti dimostrano magari che hai fatto il record di palle recuperate nella metà campo offensiva, dunque non è vero che non è andato bene il pressing, non è andato bene in quella singola azione che poi diventerà una singola clip video. Questo come premessa, nel senso che credo molto nell'utilizzo dei dati soprattutto nell'analisi della nostra partita. Credo inoltre che il dato vada correlato con i principi di gioco dell'allenatore e del modello di gioco che lui vuole attuare. Se noi siamo una squadra che non vuole pressare alto, non vado a vedere il dato delle palle recuperate in maniera offensiva. Per come stiamo giocando noi in questo momento in nazionale col modello di gioco del mister, sicuramente andiamo a vedere appunto il dato dei palloni recuperati mentre campo offensiva, e andiamo a vedere tutta una serie di dati collegati anche al possesso palla, non per forza quello generico, ma diviso nelle diverse zone di campo e diviso per capire quali sono stati i giocatori più coinvolti. Andando più nello specifico, le due metriche che maggiormente utilizziamo sono poi quelle che abbiamo creato noi internamente in federazione. Una è l'indice di pericolosità, che è sostanzialmente poi molto simile ai modelli inglesi degli expected goals. Si tratta avere un unico numero per cercare di avere una percezione migliore su quanto siamo stati pericolosi a metà campo, pericolosi in attacco, e quanto sono stati pericolosi gli avversari. Dunque gli expected goals te lo dicono con appunto i gol attesi, noi con l'indice di pericolosità lo diciamo con un punteggio, ma che si può banalmente poi tradurre in gol attesi. La grande differenza non è tanto quella, la differenza
sta più che nel modello inglese il riferimento è il tiro, e dunque in base alla quantità e alla qualità dei tiri viene fuori un punto del gol atteso. Per noi sicuramente il tiro è uno dei parametri di pericolosità, ma ci sono anche dei parametri più tattici, come per esempio l'occasione da gol. L'occasione da gol ha quasi sempre un tiro, è quella che nei modelli inglesi è la big chance, dunque il tiro con più di 0,3, dunque più del 30% di possibilità di finire in rete. Ma, e qua c'è la grande differenza, a volte l'occasione da gol può essere anche senza tiro, perché se io passo il pallone a un mio compagno a porta libera, una volta superato anche il portiere, e questa persona liscia o non arriva di un centimetro sul pallone, il tiro non c'è stato, ma in realtà per noi quella è un'occasione da gol che vale come e di più del tiro da 0-3, che è comunque un tiro ad altissima percentuale. Però sostanzialmente si arriva a risultati molto simili. A fine anno la squadra in Serie A che ha più punti di indice di pericolosità ha anche più gol attesi nel modello inglese. Comunque il fatto che due modelli diversi che non si parlino arrivano allo stesso risultato ci conforta del fatto che probabilmente non sono così lontani dalla verità. Quello è il primo dato che guardiamo ed è secondo me il più importante, che siano gli expected goal, che sia l'indice di pericolosità, che sia un altro modello che uno staff vuole crearsi, ma avere un riferimento sul fatto che la partita sia stata meritata o meno, perché poi alla fine di quello stiamo parlando, è importantissimo, perché il risultato è fondamentale. Senza risultato perdiamo le partite, andiamo a casa, ma il risultato, e questo lo sanno tutti, anche chi non utilizza i dati, non è sempre veritiero. Dunque chiunque giocatore, qualunque allenatore a qualsiasi livello può confermare che tante volte non ha vinto una partita che meritava di vincere, e tante volte, fortunatamente per lui, ha vinto partite che non meritava di vincere. Sicuramente il risultato influenza la settimana, influenza le partite successive, però credo che sia un obbligo morale e tecnico di ogni staff cercare di capire se quel risultato sia stato più o meno meritato e in che misura, anche perché questo è dimostrato scientificamente. A fine campionato i modelli degli expected goal piuttosto che dell'indice di pericolosità hanno una correlazione altissima con i risultati finali delle squadre. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se ho perso una partita dove ho creato molto di più della squadra avversaria, questo non può succedere per tante partite consecutive. Noi abbiamo anche identificato in 6, 7, 8 partite il massimo in cui succede che le squadre non tornino nel range che i modelli dicono. È chiaro che a volte quelle 7 partite possono essere fatali a un allenatore, ci mancherebbe altro, però credo che sia importante sapere dove sta andando la barca. Dunque sicuramente l'indice di pericolosità, per avere un'idea più chiara della prestazione che abbiamo fatto. E poi l'altro modello che abbiamo sviluppato in federazione, che utilizziamo molto, è quello dei passaggi chiave, perché il passaggio chiave è una trasmissione palla che supera una linea di pressione avversaria, non è il key passes che molte aziende raccolgono, perché il key passes, tradotto poi in passaggio chiave, che molte aziende raccolgono, altro non è che un assist non vincente. Praticamente cosa succede? Opta raccoglie il passaggio prima del tiro. Se quel tiro va in gol lo chiama assist, se quel tiro non va in gol lo chiama passaggio chiave. Ma per me non è così. Per me, se io ti ho liberato davanti al portiere, io ho fatto un assist. Poi che colpa ne ho se il tuo tiro è andato sul palo o è andato in gol? È chiaro che se va in gol segnerò vicino al mio assist, assist vincente, perché devo avere il sottolivello e il dato finale di qual è stato il mio giocatore che ti ha mandato di più in gol. Ma
ma in generale la giocata è la stessa, è comunque un assist che ti ha mandato al tiro. Dunque per me quelli sono tutti assist con la differenziazione di assist vincente. Per me il passaggio chiave è un'altra cosa. Il passaggio chiave è una trasmissione palla che supera una linea di pressione avversaria. E dunque non solo Pjanic che manda in porta Cristiano Ronaldo, ma anche e soprattutto Bonucci che trova Pjanic fra le linee. E il numero dei passaggi chiave di una squadra è strettamente collegato alla classifica finale. In Serie A ogni anno le squadre che arrivano in cima ai passaggi chiave sono le squadre che poi arrivano in cima al campionato, e dal punto di vista individuale inizia a diventare un dato molto interessante, perché i giocatori con più passaggi chiave sono sostanzialmente i giocatori che anche dal punto di vista mediatico o tecnico riconosciamo come i più tecnici. Il primo giocatore in Europa per passaggi chiave è Toni Kroos. Non ci serviva il dato dei passaggi chiave per sapere la qualità in fase di impostazione di Toni Kroos, ma il fatto che Toni Kroos sia primo in quella classifica il secondo era Hazard, per dirvi, all'Europeo 2016, mi certifica che è una classifica qualitativa. E dunque, dato che questo è un numero che noi raccogliamo per tutte le nazioni giovanili, sapere che c'è quel determinato ragazzino dell'Under 16 che ha numeri altissimi nei passaggi chiave, che è una classifica dominata ad alto livello dai giocatori più forti al mondo, mi dà grosse speranze, non voglio parlare di certezze, sul fatto che quel ragazzino in questa fase del gioco, nell'impostazione, abbia qualità e numeri importanti. Su questo mi dilungo un attimo, perché ultimamente stiamo facendo delle riflessioni sui passaggi chiave, credo molto interessanti, perché adesso ho appena detto che il dato del passaggio chiave mi può aiutare a capire quali sono i giocatori che, trovando più filtranti, hanno e garantiscono più qualità all'impostazione del gioco. Ma in realtà le considerazioni che stiamo facendo ultimamente sono sostanzialmente queste, soprattutto riferito ai difensori, ma anche ai portieri, perché anche i portieri fanno passaggi chiave. Il primo in Europa è Ederson del Manchester City. Se ho difensori, concentriamoci sui difensori, se ho un difensore che fa molti passaggi chiave, cosa vuol dire? La prima risposta banale è che ha tecnica, sicuramente. Ma poi, andando a vedere anche il video dei passaggi chiave, spesso ci accorgiamo che sono passaggi chiave, passaggi che dal punto di vista dell'esecuzione tecnica non sono di per sé difficilissimi. Non sono aperture di esterno che faceva Joan Sebastian Veron di 50 metri, quelle sì molto difficili, o i lanci di Pirlo di 60 metri, molto difficili dal punto di vista della gestualità tecnica. Spesso sono imbucate di piatto di 10-15 metri. E dunque cos'è che fa sì che quel giocatore sia molto bravo nei passaggi chiavi? Quella che noi chiamiamo visione di gioco. Dunque quel regista, Toni Kroos, ha molta visione di gioco, no? Dunque i giocatori che hanno molti passaggi chiave, parliamo dei difensori tecnici, hanno anche visione di gioco. Ma su quello su cui ci stiamo concentrando sostanzialmente è questo. Se un giocatore, un difensore, ha visione di gioco, vuol dire che ha comprensione del gioco. Ma se ha comprensione del gioco, la comprensione del gioco, noi non possiamo pensare che sia solamente offensiva. Il gioco è unico, non è divisibile. E dunque, quello su cui stiamo riflettendo ultimamente è che il giocatore che ha molti passaggi chiave, il difensore che ha molti passaggi chiave, è un difensore che ha visione del gioco, dunque un difensore che ha comprensione del gioco, e dunque un difensore che mediamente ha letture difensive migliori degli altri. E dunque, e questo è una... sono delle considerazioni, permettetemi, non banali, perché per la prima volta abbiamo un dato statistico, per lo più offensivo, fra l'altro offensivo, che ci può aiutare a comprendere un'area del gioco che di per sé è sempre stata inquantificabile, che è quella delle letture, fra l'altro difensive in questo caso. E non è ancora provato, scientificamente provato, anche, e probabilmente non lo sarà mai, è difficilissimo provare qualcosa del genere, ma guardando i giocatori che hanno i numeri migliori in questo fondamentale, stiamo accorgendo che probabilmente non siamo lontanissimi dalla realtà. E questo credo sia un passo in avanti, importante. Volevo chiederti, secondo te, quando e se mai succederà
gli allenatori verranno giudicati su indici di performance o metriche di performance piuttosto che sui risultati? La domanda è interessante, però credo che almeno per quanto riguarda soprattutto il Sud Europa e l'Italia in particolare, siamo abbastanza lontani da questo, anche perché è un discorso di cultura sportiva a 360 gradi che va al di là degli allenatori e dei dirigenti, ma che abbraccia anche i tifosi. Io credo che noi non ce ne siamo accorti, soprattutto in Italia, ma in realtà già ricordiamo le prestazioni più che i risultati, perché si parla tantissimo dell'Olanda del 74, si vedono spesso degli studi, no? Video, io stesso ne ho fatto alcuni, o dei saggi sull'Olanda del 74, ma io non ho mai visto uno studio o un saggio sulla Germania del 74 che sconfisse l'Olanda in finale. Si parla del Milan di Sacchi, no? Milan di Sacchi ha sicuramente vinto tanto, ma non è neanche stata l'unica squadra italiana che ha vinto Coppe Campioni. Tra l'altro poi vinse un solo scudetto. E perché si parla del Milan di Sacchi piuttosto di altri Milan che poi hanno anche vinto in uguale maniera o addirittura forse in campo nazionale anche di più? Perché la grandezza delle prestazioni di queste squadre, parlo dell'Olanda e del Milan, e dunque l'estetica sostanzialmente delle loro prestazioni è rimasta nel cuore delle persone. Non so, il Napoli di Sarri degli ultimi anni all'estero è stato evidenziato come una delle squadre che ha giocato uno dei calci migliori, anche se poi non è riuscito a vincere lo scudetto. Credo anche che la stessa Italia di Mancini, no? Dell'ultimo anno e mezzo, al di là dei risultati che sicuramente sono arrivati in maniera importante, abbia un po' riacceso gli entusiasmi anche e soprattutto per via delle prestazioni. Io sostengo una cosa, io credo che il lavoro di un allenatore, adesso dico una provocazione, però il lavoro di un allenatore, al di là del punto di vista statistico, secondo me coincide molto in quello che succede da area ad area, nel senso che se c'è un allenatore che porta la sua squadra ad attaccare in maniera importante l'area di rigore avversaria e fare in modo che gli avversari arrivino poco all'interno della propria area di rigore, comunque abbia fatto un gran lavoro quell'allenatore. Perché dico da area ad area? Perché poi all'interno dell'area di rigore le qualità specifiche dei singoli giocatori contano tantissimo. Dunque non sto dicendo che assolutamente il lavoro dell'allenatore non c'entra con l'area di rigore. C'entra un po' meno, perché nel momento in cui io ti ho portato 10 volte, 20 volte nell'area di rigore avversaria e poi ho attaccanti non performanti, mentre squadre arrivano con meno frequenza nell'area di rigore avversaria, però hanno i più forti attaccanti al mondo, è chiaro che la differenza in quel momento la sta facendo il giocatore più che l'allenatore. E se noi pensiamo stessa cosa in fase difensiva, dove il duello di un grande difensore può essere decisivo rispetto a dei difensori di livello più basso. Se noi pensiamo dunque che il lavoro di un allenatore si racchiuda tantissimo in quello che succede da area a area, sostanzialmente stiamo dicendo che il lavoro dell'allenatore possa essere in qualche modo giudicato con i modelli degli expected goal o degli indici di pericolosità, perché quei modelli lì non tengono conto poi della fase realizzativa, no? Del gol e dunque della forza individuale del giocatore. Però se io, allenatore di una medio-piccola, porto la mia squadra ad avere grandi numeri negli expected goal e dunque produciamo tanti gol attesi, ne subiamo pochi, probabilmente, anche se poi i risultati sono stati un pochettino inferiori a quello che i gol attesi dicono, il mio lavoro è stato comunque un lavoro importante. Però credo che purtroppo siamo ancora abbastanza lontani come mentalità e come cultura sportiva
dal capire che le prestazioni non sempre corrispondono ai risultati, ma ne corrispondono a lungo termine. Dunque, io trovo anche stucchevole, no, la contrapposizione che c'è stata in Italia anche negli ultimi mesi fra giochisti e risultatisti. Gli allenatori che privilegiano il gioco comunque vogliono vincere le partite, pensano che lo si possa fare attraverso il gioco. Quello ti può portare magari a una singola sconfitta, ma a lungo andare pensano che gli dia dei risultati, perché poi alla fine chiunque sia un attore, protagonista o meno di questo mondo, è chiaro che vuole vincere. Però credo che, questo lo dice benissimo Klopp, non siamo, parlo soprattutto gli allenatori, medici, non siamo chirurghi, non siamo gente che salva il pianeta dal cambiamento climatico, siamo allenatori che comunque devono anche pensare al fatto che stiamo parlando di uno spettacolo e che debba anche riempire gli occhi e il cuore delle persone, e non un freddo risultato a fine partita. Mi dicono che la mia squadra del cuore ha vinto, ma a quel punto là non vedo neanche la partita, se non è piacevole. Mi arriva l'SMS e mi dicono che ho vinto 2-0 e esulto cosa? Cioè, è come un SMS di una quotazione in borsa a quel punto là, cioè non ha più così tanto interesse. Basta, questa è un po' la mia idea filosofica dal punto di vista del risultato. Perfetto Antonio, sei stato veramente molto chiaro, è stato, ripeto, per noi un onore averti in collegamento. E ti ringraziamo. È stato un piacere per me essere ospite di SoccerMed. Continuate così con il lavoro che state facendo, anche perché abbiamo bisogno che la tecnologia progredisca per aiutarci a prendere informazioni migliori all'interno di un campo di calcio. E un saluto caloroso a tutti. Grazie, ciao a tutti. Grazie mille, ciao.